Guarda che bello, 848, ignorantissimo. Ma raga, spettacolo. Ok, asfalto non buono, non buono. No, bagnato. Ok, piano. Senza traction control. Oh cazzo. No, buono. Vabbè, doveva andare così. Porca puttana. Questo video inizia nel perfetto dei modi, nel modo più bello per un motociclista, ovvero una gara ciclistica. Come potete ben vedere, siamo dietro a far colonna, c'è dietro anche uno Street Fighter 848 e noi siamo qua dietro alla macchina che dà la fine alla gara ciclistica, aspettando gentilmente i ragazzi che finiscano di pedalare. Quindi adesso ci dirigiamo direttamente al punto di ritrovo dove Desmo Thunders ci stanno aspettando. Siamo arrivati, amici, Desmo Thunders. Come avete potuto ben vedere, la gara ciclistica non è stata delle migliori, ma ci siamo arrivati. E adesso procediamo, seguiamo i Desmo e vediamo dove ci portano. Guarda che bello, 848, ignorantissima. Ma raga, spettacolo. Allora, come vedete, il tempo non è dei migliori, però quest'oggi ci proviamo lo stesso. Ci proviamo lo stesso a fare un paio di curve. Questo Porsche cazzo frena, ok. Perché tiri dentro lo specchietto, zio? Un paio di curve le proviamo a far comunque, vediamo cosa ne viene fuori. Anche se, ok, quelle nuvole sono un po' troppo nere forse. Allora, il giro di oggi dovrebbe essere il solito giro Polaveno, Coste, Idro e cazzi e mazzi. Però vediamo il durante, perché ovviamente io non vorrei portare sfiga, ma quelle nuvole non sono belle, per niente, oserei dire. Benvenuti sul lago di Iseo, amici. Guardate quanta gente, si vede che siamo tornati in zona gialla, cazzo. Quanta gente, quanti biker, saluti. Ma raga, che spettacolo, gente che corre. No, quelli lo facevano anche prima, ma comunque oggi siamo in zona gialla, amici biker. Buongiorno. Siamo arrivati, amici. Allora, siamo alla curva un pochino un po' più caratteristica del Polaveno. E allora, vieni qua, Mirko, ci presentiamo. Allora, ciao. Lei ciao. È io sono Elisa. Elisa, Mirko. Lui è Mirko. Loro sono i Desmo Thunder. E il Polaveno oggi non è il massimo. No, non per è il massimo. Però ci accontentiamo comunque dopo una settimana intera di schifo atomico per terra, pioggia e chi più ne ha più ne metta, amici. Ci accontentiamo di questo. La vista comunque è sempre spettacolare. E adesso vediamo cosa fare. Dopo vediamo se continuare di là, ma sicuramente faremo Coste e Idro, come già detto. Però ci proviamo. Vedrete nel durante. Si riprende la nostra passeggiata turistica. Abbiamo già prenotato il posto per mangiare, però quelle nuvolette qua, cazzo, sono arrivate adesso. Ma non potete starvene là un attimo a farvi cavoli i cazzi vostri? Non lo so. Comunque adesso procediamo in direzione Lago d'Idro, vediamo se passare dall'Odrino o dalle Coste. Adesso decideremo un attimo, però la tappa finale sarebbe Idro. Decisione è stata presa. Benvenuti sulle prime curve, tra poco, di Lodrino. Non è bello, non è per un cazzo bello. Sassi, robe strane, semafori, robe che cadono. Cosa è successo qua, cazzo? Ok, asfalto non buono, non buono. No, bagnato. Ok, piano. Piano anche qua, bagnato, non ci piace.
col traction, no, senza cazzo. Gomma bagnata, tanto bagnata, oserei dire. Ci sta, è un giusto allenamento per la guida sicura sull'acqua, senza traction control. Figa, i Desmond Thunder come cazzo vanno, raga? Si vede che hanno un feeling micidiale. Ecco, qua non mi piace per niente. Ok, non mi piace. No, 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 l'ho preso malissimo. Ok, ok, va bene, va bene. Oh cazzo. No, buono. Nel scendere ci siamo incontrati questa nuvola bassa e tanta pioggia, tanto schifo per terra, cazzo. O meglio, ma perché non ha asciugato? Ma lei che abita qua non può uscire a asciugarmi la strada? No. Ma sì, raga, chi se ne frega. Lo spirito del motociclismo anche questo. Minchia, se vi volete bene, raga. Zio ladro. Perché piove, ostia? No, la GoPro, no, che si bagna. Vabbè, doveva andare così. Porca puttana. È proprio una nuvola piena, bastarda. Zio, quant'acqua di risubro? Dai, è soltanto una nuvola, pensiamola così. Ok amici, come avete potuto ben vedere dalle clip con la GoPro, abbiamo beccato un po' di acqua, un po' tanta acqua forse. Cioè scendere c'era tipo quella nuvola enorme bianca che non si vedeva un cavolo. E siamo fermati a mettere antipioggia e adesso vi faccio vedere una storia che hanno messo Desmo per farmi vedere come quanto sono interessante con la tuta, molto interessante. E niente, alla fine mi hanno tirato fuori il vestiario super sexy antiacqua. Ma guardatelo! È anche bello qui! Lui invece è più professionale, completo. Ah vabbè. Sezione umido e differenziata. Ciao! Ma... E adesso ci tocca un aperitivo abbastanza sostanzioso, come potete ben vedere. Ci consoliamo e almeno per questa giornata piovosa uno spritz fa sempre bene alla salute. Interessante, buono. Ebbene sì, si riparte con la speranza che non piova. Il sole è uscito, direzione coste, vediamo se l'asfalto è messo bene. Al momento sembra asciutto, ma non si sa. Ok, procediamo con delle costolette abbastanza bagnate. Ok, mai farlo. Arrivate il tornantone delle costolette di Brescia. Bella tu! Ehi, ciao! È ancora più bella dal vivo! Sì! Com'è di là? No, no, aspetta, non ti sento! Dimmi! La zona gialla e come potete ben sentire, ma zio piano, se si stanno riappopolando le coste, cioè guardate quanti mezzi che ci sono, 95
Cioè, rispetto a settimana scorsa, davvero il doppio, anche il triplo di più. A parte la pioggia e tutto ciò che è accaduto in questo giro, in questo video. Aperitivi, perché l'aperitivo è stato il top della giornata, l'aperitivo. Questo video si può concludere qua. Iscrivetevi al canale, passate da Desmo Thunder. Mi raccomando, vi aspettiamo. Ci sono tanti belli contenuti e tante belle foto che arrivano tra poco. Ovviamente. Quindi passate a Desmo Thunder, iscrivetevi al canale perché so che oramai loro lo fanno, sono abituati. E niente. Ciao, raga.